Eccoci qua, allora stasera vogliamo parlare delle fiabe, delle storie dell'infanzia, di tutto ciò che ha contribuito a formare il nostro immaginario, che ha cementato i nostri valori. Noi viviamo in un mondo globalizzato dove la cultura spesso si omologa e si livella su uno standard unico e invece raccontare il proprio modo di pensare, l'identità, è anche una responsabilità enorme per chi fa comunicazione. Stasera torniamo a parlare di storie e di come è cambiato il modo di raccontare le fiabe con l'uomo che ha messo in piedi la più importante factory, fabbrica di cartoni animati italiana, Eugenio Straffi, un po' come Walt Disney, il papà delle Winx, amatissime fatine nate dalla sua fantasia, che hanno appena compiuto 18 anni, ma è anche il papà di tante altre serie, personaggi, storie che raccontano l'infanzia, ma anche la giovinezza e l'adolescenza di tanti ragazzi e ragazze. Eugenio, bentornato, è un piacere ritrovarti a Gheo. Allora, le Winx hanno debuttato 18 anni fa su Rai 2. Sì. E sono state subito un successo, no? Perché le fatine erano un modello femminile a quell'epoca molto moderno, no? Molto autonomo. Penso che ci fosse bisogno appunto di un cartone nuovo che saltasse appunto l'indipendenza e le qualità delle donne moderne. Insomma, eravamo già ai inizi del 2000 quando ho iniziato a scrivere questa storia e c'erano moltissimi esempi di eroi maschili da tutto il mondo Marvel, no, dei supereroi a quello giapponese con i Pokémon, Dragon Ball e quant'altro, e invece per le bambine c'erano molte sitcom con gli attori dal vero. Io invece pensavo che fosse importante rimettere anche un po' di equilibrio portando sullo schermo delle eroine femminili, indipendenti, nuove, moderne, portatrici di valori positivi e che invece avessero anche ribaltato in qualche modo i ruoli, perché nelle Winx, per esempio, i maschi, i ragazzi sono un po' quasi dei valletti, no? Come, cioè, sono loro le protagoniste. Da contorno, sì, addirittura nel primo film mi sono divertito a giocare con la fiaba e quindi c'è un certo momento il principe Sky è vittima di un incantesimo e lui è un bel addormentato, quindi sembra quasi svenuto, morto, non si capisce, ed è proprio grazie a Bloom, la protagonista delle Winx, che torna in vita e che lo salva. Quindi, diciamo, è finita l'epoca delle principesse in attesa del principe azzurro che arriva a salvarle, ma sono loro che prendono... Per non parlare anche del rispetto per l'ambiente, della dimensione ecologica, ecologista, che comunque permea tutti i cartoni delle Winx già da allora. Sì. E oggi mi dicevi che invece è tutto il contrario, per esempio oggi è difficile tirar fuori nella nostra epoca un personaggio maschile? Beh sì, è un po' il colmo, non solo nei cartoni ma soprattutto anche nelle serie live action. A volte abbiamo un bel copione con un eroe maschile e magari ci sentiamo dire dall'altra parte la storia funziona, originale, ma magari se la cambiamo e mettiamo un'eroina femminile sarebbe anche meglio. E noi diciamo, ma perché? Cioè, in questo momento ce ne sono molte, anche le major stanno sfornando eroine da tutte le parti e magari una bella storia con un eroe maschile ci può stare. Ecco, ovviamente. Invece a volte il mondo va un po', diventa rigido, no? Nel suo voler essere completamente aperto, ribaltare tutto, a volte si fossilizza in degli schemi che diventano quasi delle imposizioni. Sì, per i nostri tempi è un po' così, cioè ci sono dei messaggi che vogliono essere magari lanciati appunto da queste nuove generazioni, di questi nuovi anche broadcaster, piattaforme e quant'altro. Stiamo parlando di Stati Uniti? Ma sicuramente sì. Vengono soprattutto dagli Stati Uniti queste tendenze, queste mode che poi sono anche a volte dei valori importanti da trasmettere alle nuove generazioni, solo che magari possiamo farli in maniera organica, no? Lentamente, certo. Laddove funziona e funziona la storia, mentre molto spesso ora vengono fatte anche delle forzature per accelerare questo per processo. Per accelerare certi processi. E, l'ultima creazione è Pinocchio and Friends, proprio il classico più classico che ci sia, rivisitato in chiave moderna, ha avuto un successo enorme su Rai Yo-Yo e adesso ci sarà la seconda stagione. Perché hai scelto Pinocchio? Sì, ho scelto Pinocchio perché mi sembrava, intanto nelle produzioni Rembo noi cerchiamo di portare sempre qualche elemento di italianità al mondo, dato che siamo in Italia,
e quindi da Maggie Bianca a Milano alle Wings con Il gusto della moda e quant'altro, ai 44 gatti in cui abbiamo portato l'eccellenza delle canzoni dell'Antoniano in tutto il mondo, sì. Pinocchio ci sembrava una favola che ultimamente era un po' dimenticata, diciamo, rispetto ad altre favole del Nord Europa che sono state rappresentate in molte forme, mentre Pinocchio secondo noi ha una valenza ancora importante oggi e soprattutto una valenza per i giovani, perché nelle ultime rappresentazioni, diciamo, il Pinocchio è visto un po' più come un prodotto per adulti, non so come dire, un po' sì. più cupo, un po' più artistico. E quindi una serie TV dedicata proprio e fatta per i ragazzi ci in stava. Un Pinocchio rivitalizzato con degli amici. Sì, sì, esatto. Pinocchio, ecco, magari mi sono permesso di affiancare Pinocchio a questa bambola di pezza, Frida, come compagna di avventure, perché appunto di nuovo in questo caso ci stava bene, nel senso che Pinocchio è un po' spostato verso l'immaginario maschile come tipo di personaggio, lui, Lucignolo e quant'altro, il gatto, la volpe e così via. Con questo personaggio credo che la storia si sia arricchita. Ecco, senti, tu hai cominciato da bambino a disegnare? Sì, ho cominciato proprio da piccolissimo, mi piaceva sempre scrivere, disegnare personaggi, inventare personaggi, e già alle elementari facevo questi fumetti, queste storie, poi anche alle medie, alle superiori, finché poi sono riuscito, dopo le scuole superiori, dopo il liceo, a pubblicarne alcuni, e da lì ho cominciato a credere che il mio sogno poteva diventare realtà e quindi trasformare la passione in un lavoro. Veramente. E sei cresciuto con che cartoni animati? Beh, i miei tempi i cartoni erano purtroppo pochissimi. Come i tempi miei. Esatto, c'era la domenica, oggi disegni animati, che c'erano un po' di tutto, cartoni americani, cartoni dell'Est Europa e così via, fino a chiaramente tutti i classici della Warner Bros, insomma, alla Disney ovviamente. Poi sono arrivati i giapponesi quando io ero, diciamo, alle prima media, forse così, ero un po' grandicello, però all'epoca guardavamo i cartoni fino a un'età, insomma, maggiore. Anche certo. Quando io 20 anni fa ho iniziato con le Winx, avevamo tantissime bambine di 12-13 anni che guardavano le Winx. Che meraviglia. E oggi la tua factory fa lavorare tanti giovani anche? Ma sicuramente, noi siamo stati sempre un'azienda molto aperta ai giovani e adatta ai giovani che hanno la freschezza, l'energia e il talento per portare avanti questo tipo di attività. Abbiamo anche una scuola qui a Roma, la Rainbow Academy, che forma proprio talenti per poi essere impiegati o nei nostri studi o in altre realtà, belle realtà in giro per il mondo. Quindi certo, abbiamo tanti giovani e tante donne, che è stata sì. anche l'altra cosa. Come le Winx hanno anticipato tante eroine di oggi, ma anche noi come azienda abbiamo 50-50 come... Tu hai 3 figlie femmine? Sì. Sono loro quelle che ti danno le dritte? Ma diciamo ciò che piace e ciò che non piace? Diciamo che servono come un piccolo focus group casalingo e danno sicuramente qualche idea. Poi... però abbiamo imparato che bisogna, insomma, valutare su più ampia scala, perché le nostre figlie ovviamente sono influenzate da troppi fattori. Certo, ovviamente. Grazie, è stato un piacere. Grazie a Gino Grazie Straffi, a produttore televisivo e cinematografico.